Biagio Antonacci, le 10.50, buongiorno, ben ritrovati dalla famiglia giù al nord in diretta dalla Sardegna, Voitanca Resort. E pensate, al Voitanca Resort, oltre a tanta bella gente, c'è anche ci sono anche persone del mondo dello spettacolo. Chi è in radiovisione l'avrà sicuramente riconosciuto perché è un volto televisivo importantissimo. Mostra il pollice che è verde. Eccolo! Signori, Luca Sardella! Luca, 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 ho lasciato Luca un po' di verde nel mare ieri, infatti, mentre nuotavo il mare diventava verdino. Allora tu dici, ma che è successo? C'è il pollice verde dentro. Allora, perché Sardella è qui? Perché adesso parliamo della stagione, cosa seminiamo in questo periodo? Certo. Seminiamo anzitutto tante canzoni, sto preparando un CD, sto preparando un CD nuovo, un pezzo lo presenterò a Sanremo, a Amadeus, insomma stiamo già lavorandoci sopra. Ma Amadeus lo sa che andrai a Sanremo? Se ci andrò non lo so. Guarda, la mia storia è strana, perché ogni anno io dico ci vado, mi invitano e dico no, poi io ci voglio andare e mi dicono no, no, loro. Quindi è una vita che succede così con le donne, no, anche con me. A me lo dici, è successo con Baudo, con Baglioni, con tutte. Non parliamo delle donne, non parliamo dello lato. Senti, ma tra le tue tante attività che insomma spaziano innanzitutto dal mondo della musica, hai realizzato delle cose importanti, diciamolo a chi ci segue, anche a livello musicale. A livello musicale. Allora, cominciamo a dire, io ho conosciuto Michael Jackson ed è una cosa molto bella, adesso al di là di cosa si dice. Era già nero? Era ancora nero? Era quello che conosciamo. L'unica domanda era giusta. No, tu pensi, ti racconto un aneddoto carino, veloce. Sì. Attraverso la Sony, insomma, lui doveva riempire una parete con delle piante e non riusciva a capire cosa mettere di originale. Sì. Io gli feci un impianto bellissimo di limoni rampicanti, cosa rarissima. Però morivano. E lui mi fece scrivere dalla Sony, dice, guardate, questo qui muore, ha le piante che muore. E io ho detto, serve la musica, fate mettere una bella cosina lì con le sue musiche, canzoni, e le piante si riprenderanno. Invece no, le piante continuavano a morire. Allora a quel punto, anche per togliermi questa storia di dosso, ho detto che mettesse pure musica italiana, che è la migliore. Ho mandato un CD con Pupo, Baglioni, Sardella, le piante si sono riprese. E non ne sono diventate carnivore? Insieme al CD ha mandato anche del fertilizzante, ma non lo dice. Allora, piuttosto, visto che la musica dà anima e vita a tutto, facciamo sentire che cosa hai combinato ultimamente. Meraviglioso. Beh, ultimamente, diciamo, io mi sono trovato in Calabria per caso. Ho visto il codice del tuo telefonino. Adesso te lo posso dare. Vabbè, ma facciamo sentire la canzone. Te lo regalo, tanto ogni tanto ne perdo uno. Dai. Allora, mi stavo un pianoforte, allora si parlava con Nuccio Caffo, Damaro del Capo. Ho detto, scusate, le pubblicità si possono fare visivamente in televisione, però un brano può diventare la colonna sonora di un prodotto, come ci ha insegnato Morricone. Allora, c'era un piano, dici tu che faresti? E io ho fatto un pezzetto. Vai, fai play, attenzione sul telefonino. Dal cellulare di Sardella, prego. Attenzione, codice d'apertura 1948. Senti qua come suona, sulle mani. Ocho! Luca Sardella! Ti conosco da una vita capricciosa, ma carina, se ti sfioro scappo via. Via! Mi fai gli occhi seduttore, tu ritorna adulatore. Vai a Sanremo con questa? Magari! Se sempre sfavillante, becchiamo il ritornello al volo, Ocho, eh! Figa, fai il coro, fai il coro, vai! Vai! Cosa cerchi da me? Abbiamo applausi da Milano! Applausi! Scappo! Questa è mia figlia Daniela! Scappo! Nel frattempo al telefono di Sardella è arrivato un messaggio. Non lo leggo. Dici, mandateci le cassette di Amaro del Capo a casa. Allora, adesso sei venuto col jingle. Quando arrivi con il contenuto e con il prodotto pubblicizzato? E adesso a giorni uscirà il vinile, uscirà il CD, singolo di questo pezzo. Ecco, e ricordate che le erbe dell'Amaro del Capo sono curate direttamente da Luca Sardella. Grazie, Luca. Tutte buone. Luca, ciao, io grazie sono buone. Le 7:28, stanza. Sì. Ma basta. Siete grandi. Ciao Luca. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Signore e signori, tra poco viva l'Italia. E andiamo di Millennium a chiudere la puntata di oggi della famiglia giù al nord. A che anno torniamo? Silvia, sono anni tuoi, prego. Nell'85 praticamente una bellissima canzone di Brian Ferry, che è proprio romantica, la ballavo con queste mie belle appoggiamenti, che si chiama Slave to Love. Quegli appoggiamenti, certo. Sì. Va bene, ce l'ascoltiamo su RTL 102.5.